Giornissimo così. raga, io dovevo mettermi un abito lungo, poi alla fine ho cambiato all'ultimo secondo, avevo i peli e quindi me li dovevo fare. Queste gambe lucide, Vabbè. Niente c'era. adesso. Vogliamo dire dove stiamo andando oggi? Beh, il vlog di oggi inizia così, però effettivamente noi stiamo andando al Pra... Da Così. Fondazione La Prada. Fondazione Prada, sì. Da Fondazione Prada con visita guidata. È la prima volta che ci vado, avevo visto moltissimi TikTok lì, quindi oggi vi porto un pochino con me. Allora, abbonamento preso per metro. Una ragazza, stavo facendo un aperitivo una volta, ha visto il tram passare, ha fatto: oh, c'è ancora gente che prende lo sposta poveri, una cosa del Madonna genere. Lo santa. chiamano sposta poveri, è normale chiamarlo così. È il modo di chiamarlo per quelle che se la vogliono sentire un pochino e fare ironia. Amore, Ma veramente? io sono povero, prendo lo spostapoveri. Questo è l'outfit completo, ho messo questa borsetta così siamo un pochino abbinate, ormai coppia fissa che te. E niente, andiamo? Andiamo, let's go. Let's Per chi non go! capisse l'italiano, non so se. Parte di marmo rosa illuminato. E parte a specchio, quindi a vento andiamo con il ragazzo. Un ascensore piccolino, insomma. Giusto due E persone. sobrio. Un trip. Bellissimo. Ma che cosa Roma è del 2000 ed è stanza. Allora, qui dobbiamo osservare questo pannello. Quest'opera d'arte, raga, sono tutte mosche morte. mosche vere. Cioè, Cioè, è immensa e rappresenta un po' la morte, sì, esatto. effettivamente. C'erano le larve delle mosche. Hai già capito? Le mosche sono nate qui e sono morte qui. E come sono morte? Creando le due opere d'arte. Infatti è No, non ci Waiting of posso. an Inspiration, Red Non ci or Blue. posso. Da quando siamo entrati in questa stanza siamo scioccati. Quindi è un po' una denuncia a quello che sta succedendo adesso. Un'artista donna, un'artista afroamericana, in cui riproduce un ciclo vitale. Facciamo anche colazione per la prima volta nel bar della Fondazione Prada. Più che colazione, questo sembra un pranzo. È un brunch. È un brunch. Vieni qua, vieni. Ok, ha messo Ciao. play? Sì. Ok. Ciao amici, allora io sono qui con Uda, ma possiamo chiamarla anche Udi per gli amici. Spieghiamo quello che è successo prima. Vai, vai. Allora, praticamente gli ho fatto un video dove gli dedicavo un abito e poi lei mi ha contattata perché ha visto il video e poi mi ha detto tipo ieri di venire e oggi sono venuta. L'ho invitata a casa mia, siamo state anche super fortunate perché lei se ne deve andare, io settimana prossima devo partire, quindi abbiamo proprio organizzato l'ultimo secondo, è venuta qua a casa e adesso qui abbiamo il pacco che non abbiamo scartato, giuro, Sì, possiamo confermarlo. E voglio vedere quello che c'è dentro. Lo assolutamente. scarti tu? Così fai una presentazione? Ok. Sicura? Sì, Vai, 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 vai. sì. Allora. Innanzitutto, lì. Ah, comunque leggo, prima. Sì, allora, prima ne ho preso uno per me, quindi ho detto sì, però non sapevo. Ok, allora qua abbiamo un cinturino che devo regalarlo su di te dopo, devi ok? regalarlo, sì, Regalarlo, ok. ok? E poi abbiamo l'abito, oddio. No, vabbè, il lilla, cioè il viola, le sfumature del viola sono... Questo è l'abito. Morta, morta. Che poi volevo anche, tipo, la lunghezza del tulle farla su di Ok. te dopo, Ah, sistemarla ok, prima. vuoi proprio personalizzarlo su di me? Oddio, mi sento super onorata, giuro. No, Adesso vabbè. Ma che mostro invece. bello! Allora, dietro, fatti vedere un attimo, abbiamo Marco che anche lui studia fashion design, eccetera. E anche lei studia fashion design. Siamo colleghi? Sì, esatto. Lui studia in una scuola qui a Milano, tu Sì, però anche. lei si vede che è un po' più esperta sulla sartoria. Io devo ancora un Sta attimino. studiando, ecco. Quindi ci lo proviamo Sì, vuoi pure? fare l'altra cosa? Ah, c'è un'altra cosa. Quindi stiamo per vedere una sorpresa. Io sapevo solamente del vestito, non so Ok. altro. No, aspetta.
È un corchetto. Però... Cioè... Tra l'altro... No, aspetta. Mi voglio un abbraccio, amore. Sapete, ieri l'ho iniziato alle 7 di sera, ero stanchissima. Cioè, ma tu l'hai fatto in quante ore questo? Tipo in 4. Ma tu sei matta. No. Ma sapete come più o meno ho indovinato le misure? Come? Per colpa di Marco. Perché? Ah! Non ci credo! Perché nello stile sta... Perché nelle storie un giorno ti prendevo le misure del... È vero! Cioè la coppa è perfetta. Davvero? Cioè, cavolo. Cioè, anzi, mi alza anche... Aspetta, guarda. Mi solleva anche un pochino il seno. È spaziale. Sono curiosa adesso di vedere quello lì là. Se ti svelassi il segreto. Ah, qui non si svelano segreti, sul cuscito. Sì, segreti del mestiere. Ce ne sono tanti. Aspetta, chiudo il telefono. È un peccato che non ci siamo viste prima perché i miei genitori hanno fatto 25 anni di matrimonio. Se l'avessi visto prima il video l'avrei indossato per il matrimonio dei miei genitori. E l'hai preso last minute l'altro abito? Sì. Aspetta, no, in realtà ne ho utilizzato uno che già avevo indossato una volta per un evento e quindi ho detto, sai che c'è, è inutile comprarne 100.000 di vestiti. Brava. E ho riutilizzato quello. Yes. No, quando posso in realtà i vestiti li utilizzo sempre. Bravissimo. Principessa. Dimmi una principessa Disney. Rapunzel questo. Rapunzel. Rapunzel, anzi, però... Asha a questo punto. Chi è Asha? Di Wish. Di? Dell'ultimo Disney che è uscito. L'ultimissimo. Io non ho mai guardato i cartoni italiani. Sì! Finalmente una che non ha visto i cartoni. Allora, devi sapere che io conosco pochi cartoni della Disney. Anch'io. Cioè, se un momento per... E Marco si lamenta sempre. Io sempre, io con 12 tatuaggi della Disney sulle braccia. Niente di che, guarda. Tutti i tatuaggi Disney sulle braccia io. E sulla mia televisione ho messo il suo account Disney per farmi vedere tutti quanti i cartoni. Adesso ci sta bene, sai quale canzone, Marco? Senti? Cinturino. Sì, due secondi. Grazie ancora. Veramente apprezzo solo anche solo il pensiero. Grazie.